Il quarto motoraduno nazionale Castello Visconteo è giunto al termine ed ora è tempo di consuntivo. Grande successo riscontrato nei due giorni di svolgimento della manifestazione il 28 e il 29 ottobre ed ancor più grande la soddisfazione degli organizzatori che hanno lavorato da diversi mesi per coordinare e gestire questa festa meravigliosa. La collaborazione diretta dei soci del Motoclub Pandino e di alcuni simpatizzanti è stata fondamentale. Infatti si sono contati oltre 60 volontari che con impegno e serietà hanno svolto egregiamente il proprio compito. Un grazie a loro ed un ringraziamento all'amministrazione comunale di Pandino, all'amministrazione comunale di Agnadello, alla Proloco di Pandino e Proloco di Agnadello, azienda di promozione turistica del Cremonese, comando dei vigili urbani di Pandino, Croce Bianca sezione Rivolta d'Adda, compagnia degli arcieri del castello di Peschiera Borromeo ed il gruppo di figuranti dell'Accademia Medievale di Corneliano Bertario, che per l'occasione hanno dato la loro disponibilità. Un'attenzione particolare degli organizzatori è stata rivolta alla promozione del territorio cremasco e cremonese, coinvolgendo centinaia di motociclisti nella riscoperta di alcune bellezze architettoniche della zona. È per questo che nel pomeriggio di sabato 28 ottobre l'allegra compagnia di motociclisti è stata accompagnata a Soresina, dove erano attesi da guide per la visita alla magnifica Sala Podestà, all'osservatorio astronomico e al teatro sociale. Le numerose richieste di materiale informativo e relativi orari di apertura di questi autentici gioielli sono state la prova tangibile dell'interesse riscontrato. Il rientro a Pandino del sabato sera è stato d'effetto sia per i motociclisti che per gli spettatori che casualmente hanno assistito alla scena, un tramonto costellato da centinaia di luci. Ovviamente non erano comete, ma i fari delle variopinte motociclette. La giornata di domenica 29 è iniziata presto per i soci del motoclub. Infatti già alle 7 tutti i responsabili davano disposizioni per predisporre il parco moto, chiuso al traffico per ragioni logistiche e di sicurezza. Transennata Piazza Castello e tutta la via centrale, con tanto di ingresso ed uscita con controllo dei pass. Tutti si sono presentati per l'ondata di moto prevista per le ore più calde della manifestazione. Anche se in questo periodo non si può parlare di clima estivo, la temperatura del moto raduno è andata via via aumentando fino alla partenza della sfilata, momento principe della manifestazione. In attesa della partenza, i centauri accorsi alla manifestazione hanno potuto assistere alla sfilata del gruppo di figuranti dell'Accademia Medievale di Corneliano Bertario, con tanto di re, regina, damigelle e guardie all'ingresso del castello. Tra le mura medievali ampio spazio è stato dedicato alle moto d'epoca, una zona riservata ai piloti del motoclub con i loro potenti bolidi e naturalmente banco informazioni, iscrizioni, consegna ricordo della manifestazione, ristoro. Insomma, tutto è stato predisposto all'insegna dell'accoglienza e del benvenuto. Un'altra opportunità offerta è stata quella di una visita alle sale affrescate di buona parte del magnifico castello Visconteo. Un coinvolgimento diretto è stato programmato per dei giochi per circa 600 iscritti alla manifestazione. Inoltre è stato possibile provare il tiro con l'arco tra le mura del castello sotto il controllo di maestri della Compagnia degli Arcieri del castello di Peschiera Borromeo. It's a shame.
night.